Tutorial creativi lezione 2. La rosa in decorative painting. I materiali che andremo ad adoperare sono due: colori acrilici, due colori contrastanti, in questo caso ho usato un blu e un crema, del gel ritardante per le sfumature, può essere sia in gel trasparente che in crema, in questo caso io utilizzerò quello in crema. Su un piattino o una vaschetta mettiamo un pochino di gel ritardante e, agitando bene i colori, mettiamo un pochino di colore blu e un pochino di colore crema, un po' alla volta, perché i colori acrilici seccano molto velocemente e quindi rischieremo di trovarci dei grumi sul pennello. Preferisco io di solito mettere un po' alla volta il colore e poi aggiungerlo se mi serve. Adesso dobbiamo caricare il pennello, che è un semplicissimo pennello piatto. Bagneremo il pennello nella crema ritardante, nel gel ritardante, e dobbiamo cercare di lavorare il pennello affinché il gel penetri bene nelle setole, come vedete, andando semplicemente avanti e indietro, in modo che non rimanga una patina troppo spessa, però le setole siano ben rivestite. Questo è un lavoro che dobbiamo fare soltanto una volta, non tutte le volte che prendiamo il colore. Adesso intingiamo un lato del pennello nel colore blu e un lato del pennello nel colore panna. Come vedete sono due mezze lune. Semplicemente dobbiamo caricare un lato e l'altro del pennello. Vedete, sono due mezze lune. Adesso ci poniamo sulla vaschetta al centro e andiamo semplicemente con il pennello avanti e indietro esercitando una leggera pressione. Questo servirà per mischiare bene sul pennello i colori. Come vedete, io andando avanti e indietro con gli angoli del pennello prelevo un altro po' di colore e faccio questo fino a che non otterrò il livello di sfumatura che voglio. Vedete che sul pennello si è già creata una sfumatura. Adesso ricarichiamo il pennello intingendolo prima una volta nel bianco, nel crema e una volta nel blu. Togliamo il colore in eccesso prima di partire, quindi basterà semplicemente fare un paio di tocchi giusto per togliere un pochino del colore in eccesso, vedete? E incominciamo a partire con il nostro lavoro, mettendoci sempre con il pennello perpendicolare al foglio. Purtroppo ho avuto un problema con il video, quindi il primo pezzo del bocciolo non c'è, ma lo vedremo poi in seguito. Si deve semplicemente fare una virgola, la stessa cosa dobbiamo fare per la parte di sotto. Perpendicolarmente all'altro lavoro andremo a schiacciare e girare leggermente. Vedete, schiacciate e girate, fate una piccola virgola. Ricaricate di nuovo il pennello, ve lo faccio rivedere, in perpendicolare e schiacciamo e tiriamo. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Vedete, schiacciamo e tiriamo facendo una lieve pressione. Adesso andiamo a realizzare gli altri petali, sempre perpendicolari al nostro lavoro. Sempre con il pennello caricato di colore, perpendicolare all'altro disegno, ci attacchiamo proprio al bocciolo e andiamo a schiacciare, girare e tirare. Proprio questo, schiacciamo, giriamo e tiriamo. Ve lo faccio rivedere, perpendicolare sempre e facciamo una leggera torsione con il pennello. Proprio una leggerissima torsione con il pennello per realizzare questo petalo. La stessa cosa facciamo al contrario, ma ripetendo il movimento opposto. Sempre perpendicolare, schiacciamo, giriamo, ci solleviamo un po' e tiriamo su. Ve lo faccio rivedere e tiriamo su. Vedete, schiacciamo, giriamo un po', ci rialziamo col pennello e lo tiriamo su. Non vi preoccupate se sbagliate, adesso vi faccio vedere che si può tranquillamente ripassare su un petalo. Vedete, adesso è come se fosse sbagliato, ci ripasso per ottenere il risultato che voglio. Tutto sta nella rotazione e nella pressione del pennello. Vedete, ci ripasso e riottengo il risultato che voglio. Non c'è nessun problema. Molti si spaventano perché pensano di aver rovinato il lavoro, ma non è assolutamente così. Tutto si può riprendere. Vedete quante volte ripasso su un singolo petalo? Vi ricordate com'era all'inizio? E vedete adesso che differenza c'è? Quindi non vi preoccupate, si può rimediare a qualsiasi errore. Tutto può essere aggiustato. Basterà semplicemente provare e riprovare, così da prendere confidenza con il pennello. Adesso ricarichiamo il pennello e facciamo il gambo della rosa, che come abbiamo visto per la dahlia basterà mettersi in modo perpendicolare al foglio e tirare una linea leggermente incurvata. Potete ripassare quante volte volete, ve lo ripeto in modo che vi sentite un po' più tranquilli.
Adesso andremo a fare una foglia. In questo caso, per la rosa, utilizzeremo una tecnica leggermente a zigzag per quanto riguarda la foglia un po' più grande. Come vi ho detto anche nel video precedente, ho realizzato un altro video con tutte le foglie o comunque alcune delle foglie più comuni di cui vi lascio il link che potete andare a riguardare. Semplicemente possiamo ripassare sul disegno quante volte vogliamo, state tranquilli. Vedete, è semplicissimo, si mette sempre perpendicolare al disegno e si possono fare tutte le sfumature che si vogliono. Veramente è semplicissimo. Vedete quante volte ripasso sulla stessa foglia? Fino a che non ottengo il risultato che mi piace di più. Poi schiaccio, alzo e tiro e creo un'altra foglia dall'altro lato. Vado un po' più veloce per le foglie perché, come vi ho detto, c'è il video che potete andare a guardare per poter vedere la realizzazione di ogni singola foglia. Creo giusto un'altra piccola fogliolina giù per completare la composizione e vi faccio rivedere come si fanno i boccioli. In questo caso ne farò tre, diciamo così, tre per farvi vedere le diverse grandezze. Dobbiamo fare un movimento dal basso verso l'alto, schiacciando leggermente. Adesso mi sono tenuta un po' stretta perché voglio fare un bocciolo più piccolo. Per sopra facciamo di nuovo una rotazione, ma al contrario, dall'alto verso il basso. E aggiungo un piccolissimo petalo laterale. Adesso ve ne faccio vedere un altro, vi faccio rivedere il movimento, sempre perpendicolare al foglio. Schiacciamo e giriamo, vedete? Quante volte vogliamo, ripassiamo quante volte vogliamo. Ricarichiamo il colore e facciamo lo stesso andando verso il basso. In questo caso ci allarghiamo un po' sotto, vedete? Giro leggermente il pennello nella parte di sotto e allargo da destra e a sinistra e facciamo un altro tipo diverso di bocciolo. Come vedete è un po' più a pallina, un po' più tondo di quello di prima. Adesso ne facciamo ancora un altro, un pochino più piccolo, così vi faccio vedere che con lo stesso movimento possiamo fare tre grandezze differenti. Vedete, adesso faccio veramente una piccolissima virgolina e creo un po' di differenza. Vado un po' a destra e un po' a sinistra e lascio un po' di incrocio, diciamo. Invece di fare tutto il bocciolo intero, faccio una specie di incrocio. E aggiungiamo qualche altro petalo, i gambi che andiamo ad unire alla composizione e questa è praticamente la composizione terminata. Aggiungiamo qualche foglia per impreziosire e realizzare una composizione leggermente più complessa. Come vedete, sempre in modo perpendicolare, schiacciamo e ci alziamo dal foglio, schiacciamo e ci alziamo dal foglio. L'importante è che il movimento sia deciso nel momento in cui vi staccate dal foglio, così la punta della foglia sarà bella, precisa e dritta, altrimenti si verrà un po' frastagliata perché l'indecisione creerà proprio questo tratto non deciso. Vi ripeto ancora che per le foglie vi rimando a quell'altro video che avevo già fatto. In pratica la composizione è finita, ma essendo una tecnica che si adatta a qualsiasi tipo di supporto, possiamo per esempio utilizzarla per realizzare un bigliettino di auguri, qualcosa per qualche nostra amica, per esempio. Basterà tirare magari delle linee per fare una piccola cornice. Vi faccio vedere come possiamo fare. Sempre caricando il pennello in modo perpendicolare andremo a fare delle linee sopra, sotto, a destra e a sinistra del nostro disegno. Non le uniamo perché negli angoli andremo a fare un'altra piccola decorazione. Non è importante essere precisi, non è importante che le linee siano precisamente dritte, perché essendo un lavoro fatto a mano è bello proprio perché non è precisissimo. Con la punta di dietro del pennello, col dorso del pennello imbevuto nel colore, vedete? Andiamo a fare dei piccoli puntini che saranno come dei piccoli fiorellini, delle piccole bacche, ecco. Semplicemente una decorazione fatta nell'angolo. Con un po' di colore facciamo tre piccoli puntini in ogni angolo, vedete? Se viene troppo piccolo, ripassateci sopra e allargatelo. Ovviamente è una cosa molto semplice col dorso del pennello, poi possiamo fare tantissime cose. Vedete? 1, 2 e 3. E adesso ci aggiungiamo due piccole foglioline, giusto per concludere. Sempre col pennello con un po' di colore. 1 e 2. 1 e 2. Vedete? Semplicemente facciamo un piccolissimo decoro e abbiamo fatto il nostro cartoncino. Basterà ritagliare l'immagine e avremo ottenuto il nostro cartoncino di auguri, ma si può fare su qualsiasi cosa, su legno, su vetro, su quello che volete.
Come vedete, in modo molto semplice possiamo realizzare qualsiasi decorazione. Adesso vi saluto e vi lascio qualche piccolo consiglio. Come vi ho già detto per il video della Dahlia, potete adoperare qualsiasi tipo di carta per quanto riguarda gli esercizi. Per quanto riguarda i pennelli però, non c'è bisogno di pennelli particolari adatti proprio per queste tecniche. L'importante è che siano pennelli di buona qualità e di setole nuove, ecco, perché nel momento in cui le setole incominciano a consumarsi tendono ad allargarsi e quindi alla fine della foglia, se volete ottenere una bella foglia appuntita con un pennello troppo usato, questo non si può ottenere. E un altro consiglio che vi posso dare è quello di tenere i pennelli che usate per il decorative solo per il decorative, proprio perché prenderanno una forma un po' particolare, proprio perché andiamo a fare delle rotazioni, delle pressioni, quindi il pennello è giusto che venga adoperato per questa tecnica in particolare. Per adesso è tutto, spero di esservi stata utile e se avete ancora dei dubbi o delle domande potete scrivermi. E se ci fosse bisogno di un video per spiegarlo, cercherò di farlo. Per adesso è tutto, vi auguro una buona creatività e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!